tutti, oggi vi do la ricetta per un contorno saporitissimo, le zucchine coi funghi e i pomodorini. Vi do gli ingredienti per 2 o 3 porzioni, 4 zucchine, una dozzina di pomodorini, 30 g di funghi secchi, mezzo bicchiere di marsala secco o semisecco, se vi piace dell'aglio, dell'alloro e del rosmarino, e come spezie utilizzo mezzo cucchiaino scarso di brodo granulare di verdura, un pochino di olio in polvere e del pepe in grani. E infine lui, il nostro ingrediente segreto. Procediamo! Ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti è qui sotto nella descrizione. E vi invito a visitare il mio canale YouTube Frenze e le sue ricette dietetiche, perché troverete centinaia di altre gustosissime ricette. Al lavoro! Tagliamo le zucchine, i pomodorini, ma lasciamo interi quelli più piccoli, e mettiamo a bagno i funghi. Mettiamo i funghi scolati in una padella antiaderente e non buttate l'acqua da mollo perché ci servirà dopo. Aggiungiamo l'aglio, io ne aggiungo una parte intera, una parte spezzettato. Aggiungiamo anche le erbe aromatiche, se vi piace il pepe, il marsala, il brodo granulare di verdura e l'aglio in polvere. E fuoco alle polveri! Cuociamo a fuoco alto, mescolando di tanto in tanto, finché il vino non sarà quasi del tutto evaporato. Poi aggiungiamo i pomodorini, gli diamo una mescolata, dobbiamo cuocere aggiungendo l'acqua dove erano ammollo i funghi, poco per volta, finché i pomodorini, quelli tagliati a pezzettini, non si saranno disfatti. E una volta che si saranno disfatti, aggiungiamo lui, il nostro ingrediente segreto, e poi le zucchine e altra acqua da ammollo dei funghi, un bicchiere circa, e portiamo a cottura a fuoco medio-alto. Un consiglio, se ne frullate un pochino sarà ottima per condire una pasta, del riso o degli gnocchi. Ricordatevi che più evapora il liquido e più dovrete mescolare. E una volta terminata la cottura e asciugato il sughetto, impiattiamo. Ed ecco impiattato il nostro fantastico contorno. E a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto. È un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Buon appetito e mi raccomando, condividete la ricetta con chi vuol fare una dieta sana o perdere peso senza fare troppa fatica. Ciao, al prossimo video!